'Ndrangheta, il boss Vittorio Raso è stradato e arrestato. Figurava nella lista dei 100 latitanti più pericolosi. Ucraini ripartono per Leopoli da Novara. Un gruppo di 50 persone sono volute tornare a casa, rientrando al loro paese. A Torino, ad agosto, le sentinelle salvacibo del progetto Repop non vanno in vacanza. Continua la distribuzione delle eccedenze recuperate nei mercati. Juve, Fagioli fino al 2026 e oggi il Kostic Day. Al Toro, oggi invece visite mediche per Mirjam Čuk. Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione regionale di GRP Televisione. È stato preso in consegna dalla polizia oggi al suo arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa l'italiano Vittorio Raso, considerato dagli investigatori legato all''Ndrangheta e destinatario di un ordine di carcerazione per narcotraffico spiccato dall'autorità giudiziaria di Torino e arrestato lo scorso 22 giugno a Barcellona. L'esecuzione del provvedimento restrittivo, informa una nota della Questura torinese, è stata resa possibile dal perfezionamento delle procedure di estradizione del catturando che, nell'ambito di una recente attività investigativa avviata sulla scorta della sua dichiarazione di latitanza e coordinata dalla DDA, era stato localizzato in Spagna dagli investigatori della squadra mobile torinese. Raso figurava nella lista dei 100 latitanti più pericolosi. Voltiamo pagina. Novara, Leopoli solo andata. Alcune delle persone di nazionalità ucraina che in questi mesi sono state ospitate da amici, parenti o conoscenti novaresi oggi hanno deciso di rientrare nel loro paese. Sentiamo. È partito stamattina dall'autostazione di Largo Pastore a Novara un autobus diretto a Leopoli con 50 profughi ucraini. Dopo 5 mesi dall'emergenza in cui molte di queste persone, soprattutto donne e bambini, sono arrivate in Italia per cercare riparo dalla guerra, oggi sono pronte per far rientro a casa. E questo grazie anche alla cooperazione di diverse associazioni locali. Allora, è il secondo pullman che parte portando i profughi a casa. È un insieme di cose perché già dall'inizio si crea questa rete, una collaborazione tra il comune di Novara, la prefettura, parrocchia ucraina di Novara, la Caritas e diverse associazioni italiane qua sul territorio. Questo pullman viene finanziato interamente dall'associazione For Life, la quale già all'inizio ha dato un grande aiuto finanziando corsi di lingua, altre iniziative che avevamo realizzato qua a Novara. Stiamo pensando di far partire fine mese anche il terzo pullman. Ringrazio tutti quelli che ci aiutano, che non hanno dimenticato che purtroppo la guerra in Ucraina non è finita e la situazione di oggi è forse anche peggiore di quella di mese di maggio, però purtroppo qua anche notizie in Italia non è che raccontano tanto. Questa è stata un'idea di migliorare e aiutare anche ai bambini cominciare a parlare italiano, perché quelli che sono andati a scuola subito erano in difficoltà perché non potevano parlare neanche con i suoi amici, nuovi amici italiani. E abbiamo fatto l'ultima lezione ieri, adesso facciamo una pausa per la vacanza e ripartiamo a settembre. Дуже добре. Bene, я навіть bene. Не сподівалася, що Італія так нас прийме, допоможе. In realtà non aspettavo neanche un'accoglienza così buona che abbiamo trovato qua in Italia. Derivazioni idriche non autorizzate che hanno comportato un prelievo illecito di oltre 100.000 litri di acqua sono state scoperte nel canavese dalla polizia locale della città metropolitana di Torino. Le attività non autorizzate sono state interrotte e ai responsabili sono state inflitte le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale. La scoperta è stata fatta nel corso di controlli mirati sui prelievi idrici nelle zone di Bosconero e Feletto.
Una ventina di pecore sono morte in montagna dopo l'assalto a un gregge effettuato da un paio di lupi. È accaduto nei giorni scorsi sull'Alpe Sarpei, nel territorio di Ala di Stura, nel Torinese. A comunicarlo è CIA Agricoltori delle Alpi, che riporta anche la testimonianza dell'allevatore. In 30 secondi i lupi si sono portati via il guadagno di tutta l'estate. Oltre alle pecore sono stati sbranati diversi agnelli giovani che non avevano l'orecchino, quindi non erano risarcibili. Ora il gregge è terrorizzato, non mangia, deperisce e produce meno latte. Di fatto nessuno può difenderlo dai lupi e nemmeno io posso far niente se non sperare che i predatori non ritornino. Nei giorni successivi l'uomo, di 34 anni, ha tentato di recuperare le carcasse e gli animali dispersi. L'ultima pecora viva è stata ritrovata in un crepaccio dove era caduta ed è stata salvata dai vigili del fuoco. Proprio perché siamo ad agosto e molte attività si fermano, a maggior ragione prosegue invece quella di recupero delle eccedenze di cibo dai mercati di Torino. Le sentinelle salva cibo del progetto Repop infatti non vanno in vacanza e continuano le loro attività dal lunedì al sabato in diversi punti della città. Proseguono in agosto le attività di recupero degli alimenti nei mercati di Torino ad opera delle Sentinelle Salvacibo dell'Associazione Eco dalle Città. L'iniziativa, realizzata nell'ambito del progetto Repop, sostenuto da Città di Torino, Amiat, Gruppo Iren ed Eco dalle Città, ha il duplice obiettivo di sostenere le persone in difficoltà in un periodo dell'anno in cui diminuiscono le attività di assistenza e di continuare nell'azione di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari nei mercati cittadini. Il calendario delle distribuzioni si sviluppa lungo tutta la settimana e coinvolge da lunedì a venerdì diversi punti della metropoli, tra cui Porta Palazzo, Borgo Vittoria, il Mercato Centrale, Piazza Foroni e Santa Rita. Sarà possibile procurarsi gratuitamente le eccedenze alimentari donate presentandosi a fine mercato. A Porta Palazzo è necessario ritirare prima il numero a partire dalle 13:30 o al Mercato Centrale di Piazza della Repubblica presso il Banco Circolare, dove peraltro ogni pomeriggio si raccolgono anche donazioni di cibo, per esempio alimenti prossimi alla scadenza. Sabato è previsto il sabato salva cibo, che arriva a coprire una dozzina di aree sparse su tutto il territorio cittadino e oltre. Il calendario è disponibile sui canali social delle Sentinelle Salvacibo. La distribuzione è aperta a tutti i cittadini, riferiscono gli organizzatori, e permetterà di salvare tonnellate di cibo e di aiutare chi rimane in città in un periodo così difficile. Con la risposta del Ministero della Cultura del 9 agosto all'esposto delle organizzazioni sindacali si conferma che il bando per la selezione interna per direttore amministrativo delle risorse umane e degli affari legali del Teatro Regio di Torino risulta non corretto nella sua formulazione. Si sarebbe potuto evitare questo iter complesso e disfunzionale con un sano confronto preventivo. Ad affermarlo una nota della SLC-CGIL che invita tutti gli organi della Fondazione Teatro Regio di Torino a un'ulteriore valutazione di quanto finora deciso, poiché le tematiche sono estremamente importanti e di peso. La questione riguarda appunto il bando di selezione interna criticato per i diversi aspetti da CGIL, CISL, UIL e FIALS e che il Ministero ha chiesto all'ente lirico di ritirare e ripresentare. Voltiamo pagina adesso e passiamo all'economia. Con l'aumento del prezzo dei carburanti siamo andati a chiedere a Vincenzo Nettis, presidente FAIB Confesercenti, come i benzinai stiano vivendo questo periodo. Sentiamo. In questo periodo di crisi, con il rincaro dei prezzi dei carburanti, come la state vivendo voi la situazione? La nostra categoria è sicuramente in una situazione di estrema difficoltà. Noi stiamo fronteggiando una crisi insieme ai nostri clienti che non ha eguali. I rincari sono stati dall'inizio dell'anno a oggi sproporzionati, oggi da qualche tempo si rivedono alcune diminuzioni importanti, quindi c'è un allentamento delle difficoltà. La nostra categoria però è sul fronte, perché dobbiamo ancora avere dal Ministeri una chiara indicazione su come recupereremo i 30 centesimi di sconto sulle accise. Tenga presente che in Regione Piemonte abbiamo fatto un calcolo, mediamente ogni singola gestione
gestione perde dai 5 ai 7 mila euro di incasso per quella diminuzione di 30 centesimi. Abbiamo problemi gravissimi rispetto all'incremento dei pagamenti con le carte, che sono legittimi, sono anche da sostenere, ma noi non possiamo sostenere i costi bancari, quindi con quei costi bancari stiamo andando a erodere ulteriormente il nostro margine. Il margine di un gestore oggi si attesta intorno ai 3,5 centesimi al litro, cioè vuol dire che su 20 euro erogati un gestore guadagna mediamente 30 centesimi. Se poi da quei 30 centesimi lordi andiamo a togliere ancora la spesa della carta e le spese che si sono andate a impennare, come quelle energetiche, tutto fa diventare difficile questo lavoro. Stiamo facendo fatica ai clienti con noi, che sicuramente c'è una contrazione dei consumi e quindi la gente sceglie di consumare meno o di muoversi in maniera alternativa, bicicletta, monopattino, treno, eccetera. E quindi ci sono contrazioni di vendite. Al contempo registro anche il fatto che molti clienti che prima si servivano con noi sul servito oggi scelgono di andare nell'iperself o nelle pompe bianche, dove c'è qualche centesimo in meno e dunque sperano di riuscire a contenere i costi della benzina. Assolutamente un problema, perché intanto si perdono clienti, si perde volume di erogato e quindi, ripeto, guadagnando 3,5 centesimi al litro lordi, se perdo anche il volume di erogato, questo fa sì che si va a ridurre anche quello che può essere la soglia di sopravvivenza di una gestione di carburante. Andiamo adesso a vedere la situazione del coronavirus giornaliera. I nuovi casi positivi sono 1321 e 6 nuove vittime nelle ultime ore. Un nuovo ricovero in terapia intensiva, dove tornano a 10 in tutto, e uno in meno nei reparti ordinari, per un totale di 446. La città di Borgo Manero, in provincia di Novara, si fa capofila di un progetto europeo che punta a mettere a fattor comune buone pratiche di solidarietà in ambito sanitario. Tra i partner anche municipalità in Polonia, Macedonia e Bulgaria. Per capire come si sviluppa, abbiamo incontrato il vice sindaco e vicepresidente di ANCI Piemonte, che ci ha anticipato quando avrà luogo l'evento finale a Torino. Sentiamo. Cooperazione e solidarietà in tempo di Covid, improntate al funzionamento del sistema sanitario e alla tutela della salute. Nasce così il progetto Spring, Solidarity in Progress, portato avanti dalla città di Borgo Manero. 8 in tutto gli incontri internazionali previsti, a cui parteciperanno 7 comuni europei e ANCI Piemonte, per condividere le esperienze vissute in questi anni nella gestione dell'emergenza epidemiologica. Nel 2020, più o meno a mese di giugno, passata diciamo quella che è stata la prima fase pandemica, la più difficile che abbiamo dovuto affrontare anche come municipi, come città di Borgo Manero ci siamo chiesti come poter fare in modo che tutte le iniziative, le buone prassi che erano state nel frattempo messe in campo da noi, in primis, nell'affrontare questa pandemia, potessero diventare una specie di linea guida, no? Per poter affrontare al meglio eventuali situazioni. Da qui nasce l'idea del progetto Spring, che vuol dire Solidarity in Progress, il cammino della solidarietà. E partecipiamo quindi, creiamo rete partendo dai gemellati che abbiamo, siamo riusciti ad allargare, come vi hanno detto poco prima, diverse municipalità europee, e scrivere, ideare e presentare questo progetto all'Unione Europea, che partendo dalle azioni di solidarietà europee messe in campo durante la pandemia vuole andare ad analizzare quelle che sono le migliori pratiche che i comuni e le municipalità hanno messo in campo nei diversi settori per affrontare appunto le tematiche di gestione pandemiche. Ecco, facciamo un esempio concreto. Siete stati di recente nel nord della Macedonia. Come si è svolto l'evento? L'evento che si ripete nella stessa formula in tutti gli incontri. Su il Nord Macedonia Stipe ci siamo concentrati su quella che è stata la problematica sanitaria di gestione della pandemia e quindi anche degli ospedali. Prossimo appuntamento saremo in Francia, seguiremo poi un incontro al mese di dicembre in Germania, dove si andrà a fare il resoconto di tutto il lavoro che è stato svolto, quello che sarà il lavoro finale, che poi è un manuale di buone prassi che andrà a raccogliere tutte le azioni messe in campo e che sono state
dai partner giudicate le migliori da poter replicare anche nei prossimi comuni per essere poi presentate all'evento finale che sarà organizzato da ANCI Piemonte a Torino nel mese di marzo 2023. Passiamo adesso a una storia di un compleanno originale e in quota. 88 anni di Cuneo festeggia il compleanno in sella alla bici salendo fino al santuario più alto d'Europa, quello di Sant'Anna di Vinadio in provincia di Cuneo. Ecco l'impresa di Beppe Costamagna. Tradizione ormai iniziata 8 anni fa. Per i suoi 88 anni Beppe Costamagna, papà di Silvio, vigile del fuoco di Cuneo, ha superato la sua sfida personale nella scalata verso il santuario di Sant'Anna di Vinadio, il più alto d'Europa. Beppe ha raggiunto il santuario in sella alla sua bici da corsa insieme al figlio, dimostrandosi un modello per molti coetanei e non solo, diventando un simbolo di forza e volontà. Non è il solo ad aver intrapreso questa impresa, sono infatti in molti in questi giorni ad avventurarsi nel pellegrinaggio partendo a piedi dai paesi nei dintorni, un percorso interiore che in tanti affrontano in comitiva e familiari come nel caso di Beppe, ma che tanti altri affrontano in solitudine. Ad Alessandria torna il tennis in carrozzina dal 24 al 28 agosto via al torneo Città di Alessandria. Vediamo il servizio sulla presentazione ufficiale del torneo. Al centro sportivo comunale Orti il torneo nazionale Città di Alessandria di tennis in carrozzina Memorial Eugenio Taverna dal 25 al 28 agosto. Un evento che non ha mai avuto battute d'arresto nemmeno per la pandemia e questo è il segno anche della sua vitalità. Sicuramente a noi la pandemia per quanto difficoltà ha creato però non ci ha mai fermato. Sarà un evento dove noi cercheremo e stiamo cercando, ormai cerchiamo anno dopo anno di cercare sempre di più di alzare l'asticella perché non vogliamo considerare che l'evento è perfetto, no, assolutamente bisogna sempre migliorarsi secondo me. E quest'anno cercheremo di migliorarci in tanti piccoli aspetti che poi sommati sicuramente faranno la differenza. Ci saranno, le iscrizioni stanno arrivando, ci saranno tre categorie, categoria open, maschile, categoria femminile e categoria quad. Altri aspetti dove abbiamo cercato di migliorare, appunto di migliorarci rispetto all'anno scorso, abbiamo mantenuto innanzitutto il montepremi che di 3.000 euro, che è il più alto di tutti i tornei nazionali di questo calendario, del calendario FIT di questo 2022, è quello che ha il montepremi più alto, quindi abbiamo mantenuto i 3.000 euro nel montepremi, che non è poco. Abbiamo abbassato il costo di iscrizione per gli atleti da 35 a 25 euro. E poi abbiamo consolidato i rapporti con i volontari della Protezione Civile Bassa Valle Scrivia, perché sono una pedina importante del torneo, perché ci danno una grossa mano dentro e fuori dai campi, nella logistica, sono veramente importanti. Un torneo che vive anche grazie ai suoi sponsor. Assolutamente, perché comunque le spese sono tante, il montepremi non è l'unica delle spese ma sono tante altre e se non fosse grazie agli sponsor, i numerosi che comunque credono nel progetto della Volare ormai da parecchi anni, sicuramente non saremmo qua. Io al tennis devo molto, se non era grazie al tennis io nel lontano 2006-2007 io a quest'ora sicuramente non sarei qua. A me il tennis, avvicinarmi al tennis mi ha permesso di riprendere in mano la mia vita, di rimettermi in gioco, di trovare nuovi stimoli, di confrontarmi soprattutto con altri atleti e quindi al tempo stesso non mi ha aiutato solo dentro il campo, ma molto di più mi ha aiutato fuori dal campo e io al tennis devo tanto ed è quello che noi cerchiamo proprio di inculcare a tutti i ragazzi che sono chiusi in casa nel cercare comunque un motivo di vita. Ci scusiamo per l'inesattezza della grafica di questo servizio. Passiamo adesso al calcio, agenda molto fitta in casa Juventus. Ieri è stato rinnovato il contratto al talentuoso Fagioli fino al 2026. Oggi invece mister Allegri compie 55 anni. Kostic firmerà finalmente il contratto e Bremer sarà presentato alla stampa. Alessandro Costa fa il punto sulla giornata bianconera. Se Samuel Beckett scrisse la celebre opera teatrale Aspettando Godot, andata in scena per la prima volta al Teatro de Babylone di Parigi nel 1953,
I tifosi juventini oggi potrebbero scrivere aspettando Kostic. Ma il serbo non doveva essere a Torino già 2 giorni fa per visite mediche e firma? In effetti è così, tanto che Kostic non ha accompagnato il suo Eintracht Francoforte ad Helsinki, dove ieri sera i tedeschi hanno perso la Supercoppa contro il Real Madrid per 2-0. Ufficialmente sembra che nelle ultime 48 ore fosse insorto qualche intoppo burocratico, ma in realtà il nodo gordiano è un bonus. La Juventus infatti verserà all'Eintracht 17 milioni, di cui 13 fissi e 4 variabili. E questo ha fatto posticipare di 2 giorni il volo Francoforte-Caselle. Ma oggi finalmente è il Kostic Day. Il serbo, in attesa del rientro di Chiesa, sarà l'esterno sinistro titolare d'attacco juventino, con Di Maria a destra e Vlahovic in mezzo. Per Kostic l'ingaggio è di 3 milioni all'anno, bonus inclusi. Intanto la Juventus ha blindato ieri Fagioli fino al 2026. Il ragazzo è da anni considerato un giovane di grandi potenzialità, ma aveva un carattere un po' bizzoso. L'anno in Serie B a Cremona lo ha maturato, adesso Fagioli è pronto per la prima squadra. Oggi pomeriggio invece sarà ufficialmente presentato alla stampa Gleison Bremer, il difensore brasiliano nato 25 anni fa nella piccola cittadina di Itapitanga, nello stato brasiliano di Bahia. Bremer è stato acquistato già da qualche settimana dal Torino per 41 milioni più 9 di bonus ed oggi sentiremo le sue prime parole da juventino. I tifosi invece sperano di sentire parole da juventino anche da Memphis Depay, il centravanti olandese in uscita dal Barcellona. Questo sì che sarebbe un bel regalo di compleanno per i 55 anni di Max Allegri. Stamattina intorno alle 11 Kostic è atterrato all'aeroporto di Caselle e in giornata si è sottoposto alle visite mediche di rito. Due buone notizie in poche ore invece per i tifosi granata, entrambe sul fronte sottopunte. Dopo Nikola Vlasic, il Toro ha finalmente sbloccato la trattativa per Mirjanchuk. Il russo è già arrivato ieri sera a Torino e oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto. Sia il croato che il russo arrivano in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. La trattativa per l'ex sottopunta dell'Atalanta sembrava conclusa già 10 giorni fa, poi si era improvvisamente arenata. Ieri invece si è tutto risolto. Alessandro Costa ci illustra i dettagli. Sentiamo. Nel Torino, che sabato debutta in campionato a Monza, sarà utilizzabile anche Alexei Mirjanchuk. La sottopunta russa è finalmente arrivata a Torino e oggi diventerà il nuovo punto di riferimento, anzi la stella polare per i tifosi granata. Non ce ne vogliono gli altri giocatori, ma Mirjanchuk, dal punto di vista tecnico, è una spanna sopra tutti gli altri componenti l'organico del Torino. Con Mirjanchuk il Toro completa quasi il reparto sottopunte, quello più importante nel gioco di Ivan Juric. Dopo Radonjić, mattatore della sfida di Coppa Italia contro il Palermo, e Vlasic, arrivato ieri dal West Ham, mancherebbe il ritorno di Dennis Pratt per avere un reparto da sogno. Intanto però ci sono da risolvere alcune situazioni. Il difensore centrale innanzitutto, De Nayar, il belga svincolato che però chiede un ingaggio molto alto, o Schurz, l'olandese molto promettente per cui però l'Ajax pretende 15 milioni. E poi sarebbe un portiere, possibilmente Meret, in uscita dal Napoli, ed un'altra punta. Insomma, il Torino rimane un cantiere semiaperto, ma i tifosi almeno possono cominciare, dopo un'estate molto angosciante, a pensare a un campionato quantomeno da metà classifica. Ma intanto c'è da pensare a Monza, con alcuni dubbi di formazione. Innanzitutto l'emergenza in difesa. Buongiorno è squalificato, Zima è infortunato, Izzo è fuori dal progetto tecnico. Rimangono in due, ossia Gigi e Rodriguez. Il terzo potrebbe essere Adopo centrale oppure Baglieie come braccetto di destra con lo spostamento di Gigi al centro. Centrocampo senza dubbi con Singo e esterni, Lukic e Ricci centrali. Sottopunte sicuramente Radonjić, chissà se Vlasic o Mirjanchuk potrebbero giocare. Inizialmente però dovrebbe scendere in campo Sek e poi davanti Toni Sanabria. È tutto, ora le previsioni del tempo con 3B Meteo. Buon proseguimento con i nostri programmi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni.
In serata, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni.